Questa è la quinta vittoria consecutiva, ormai dalla ripresa, questa è la seconda partita consecutiva che riusciamo a fare, quindi oggi è stato un grande primo tempo con grandissima intensità, secondo me potevamo chiuderlo pure con qualche gol in più, però sono soddisfatto dei primi 60 minuti. Poi gli ultimi 30 minuti secondo me abbiamo gestito male il possesso palla, potevamo fare molto meglio, però sul 3-0 è normale, la squadra si ritira un po', si pensa alla prossima. Abbiamo incontrato tra l'altro un avversario ben allenato che ha dato filo da torcere nelle partite precedenti, però avevo studiato un po' i punti deboli, poi conosco bene l'allenatore e quindi siamo andati un po' sui loro punti deboli. L'ultima volta che ho sottovalutato una partita era nel 1999, che stavo perdendo un campionato, quindi no, non riesco a sottovalutare gli avversari, anzi i miei giocatori certe volte mi prendono in giro perché glieli faccio sembrare talvolta, no, giocatori tipo Hernandez, Perez, no? Tipo Monopoli, tipo gli faccio diventare giocatori importantissimi perché così si affrontano, perché sono giocatori che in questa categoria se li lasci liberi sono pericolosi, quindi non mi piace, il rispetto per gli avversari è la cosa che ha sempre contraddistinto la mia carriera, talvolta non vedo lo stesso rispetto, non in questo caso, ma da parte di altri avversari che invece di apprezzare quello che si fanno sul campo la mettono sulle debolezze, ma tanta gente è da poco nel calcio, no? Quindi non riesce a capire i meccanismi del calcio. I cerignolani sono nel mio cuore, Cerignola è la mia seconda patria, tra l'altro oggi ci siamo fermati a mangiare proprio al Caminetto, il ristorante di Cerignola dove abbiamo vinto il campionato, e diciamo che era già tutto fatto col fatto del per scaramanzia, sono molto scaramantico. Cristian è un buon allenatore, fa del possesso palla la sua cultura di gioco, dà un'identità alla squadra, mi piace. Mi piace, sicuramente le armi erano diverse, dai. Io avevo, diciamo, un fucile e lui era con la pistola, cioè era un po' diversa, era impari, però loro comunque sono riusciti a fare sempre partite equilibrate, noi li abbiamo rispettati molto, secondo me questa è stata la svolta della partita di oggi, però Cristian secondo me ha un futuro come allenatore. Ah, guarda, io penso che tutti arriveranno al top nelle ultime tre partite. Noi ormai diciamo ci siamo quasi, io penso che altri tre punti sono matematici i playoff, quindi noi dobbiamo cercare anche noi di arrivare al top, però a me dispiace molto che questo campionato si debba chiudere con questa lotteria dei playoff, perché è il primo campionato da quando alleno che si chiude così ed è dura, perché oggi è come se avessimo giocato un ottavo di finale, poi giochiamo un quarto, poi cioè è dura, però soprattutto quando il regolamento cambia in corso, però il presidente Disci non poteva fare diversamente dopo la pandemia. Ci dobbiamo adeguare, ringraziamo il Dio che siamo ritornati in campo, quindi ce la giochiamo così, però le squadre che sono partite per vincere secondo me sono penalizzate da questa struttura organizzativa.